Buonasera amici del campionato universitario, qui che vi parla il vostro solito Matteo Zorloni. Partita che è già iniziata, si affrontano Shakhtar Donetsk e Bielorussia. Giocatori inquadrati in questo istante, 4 gradi qui all'Olmi Plaza, in bocca al lupo entrambe le formazioni. Calcio di punizione per Bielorussia. Sali sul punto di battuta, mancino direttamente in porta con deviazione vincente, 1-0. Risultanze dei giocatori, si sblocca subito il match, quindi dopo appena 45 secondi. Rinvio lungo, deviazione quasi vincente di Buratti dal nulla, prima occasione anche per lo Shakhtar. Palla lunga sul secondo palo, l'uomo in qualche modo resta lì la sfera. Recuperata alla fine dallo Shakhtar. Prova a ripartire. Palla persa, Mona col volo! Che prodezza, non trova però fortuna il 7 dello Shakhtar. Avanza lo Shakhtar per linee centrali. Pallone perso clamorosamente, malinteso tra difensore e portiere. Monecchi fa 1-1, quindi tutto da rifare per il Bielorussia. Avanza Bielorussia, tocco laterale, occhio a questa chance, Luongo riesce comunque a rispondere bene, a salvare i suoi. Parte lo Shakhtar, Monaco, Garattini, sul mancino, bel pallone spedito al centro dell'area. Buratti non trova deviazione vincente, peccato perché era una buona occasione questa per lo Shakhtar. Ciao! Oh minchia, finalmente! Oh, non capivo, te lo giuro! Occhio, aspetta, aspetta! Ancora lo Shakhtar, prova centralmente! Trova gioia con Lady che realizza così quindi il vantaggio 2-1, rimonta concretizzata parte dei ragazzi maglia grigia. Palla spedita al centro dell'area, che botta! Non c'è stata deviazione come richiesto dai giocatori. Grande chance però questa sprecata da Xontos. Si era coordinato più che bene. Sì. Destro a fuori! Questo è un gran gol però. Questo è proprio un gran gol. Fa 3-1 lo Shakhtar. Una conclusione spettacolare di Oltolina. Anzi, ancora lo Shakhtar. È pronto il numero 8. Direttamente in porta. Fra 20 minuti iniziano di cambiarsi tanto e scaldarsi. Ancora Galattini, altra chance, preferisce lo scarico centrale. Palla messa fuori, allora c'è il break del Bielorussia, direttamente in porta il tocco morbido con l'esterno. Luongo non si fa trovare impreparato però. Finisce qui però la prima frazione, 3-1 per ora per lo Shakhtar Donetsk. Penso che vabbè, fa niente. Prende la partita.
Ancora il Borussia. Palla conquistata su a tre quarti. Tocco centrale. Buona questa chance. Lungo. Ancora una volta con i piedi. Nega la gioia del gol. Anzi, della doppietta ad Azzari. Altra chance allora per il Borussia. Fase confusa del match. Contropiede allora dei ragazzi in maglia giallo-nera che provano con una buona conclusione dall'angolino dell'area. Garattini, stop di petto. Arretrato, ancora si insiste su quell'out. Monaco avanza, perde il pallone. C'è il break allora del Borussia. Entra in aria. La fa sua Monaco. Brutto lo stop a seguire. Poi conclusione lontano, deviata, si riprenderà con un calcio d'angolo. Direttore di gara Russo ha previsto una deviazione. Allora altra chance per i gialloneri. Palla morbida. Altra occasione sempre per il solito giudice. Sta spingendo molto il Borussia ora. Pallone spedito per linee centrali. Il mancino si distende lungo, la devia quel tanto che basta per evitare il gol. Azzali cercava la doppietta. Trova di fronte un grandissimo estremo difensore però. Azzali, proprio lui, prova a girarsi, vince un contrasto. E gli viene fischiato però un calcio di punizione a suo favore. Mattonella interessante per tentare almeno di trovare il gol che riporterebbe il risultato sul 3-2. Va sul punto di battuta il Diaz Donati. Monaco in barriera, occhio perché potrebbe esserci uno schema da parte del Borussia. Pronto Donati. È così infatti, scarico arretrato. Palla che resta lì. In qualche modo Monaco la spazza lontana dalla propria area. Calcio d'angolo, palla sul secondo palo, grandissima rovesciata provata da Buratti, ma finisce qui. Time's up, vince quindi lo Shakhtar Donetsk con una grandissima rimonta.